Sono già le 8, quindi cominciamo puntuali con l'aiuto di Simone stasera, anche stasera. Il primo canto è il numero 160, Pane di Vita 6, numero 160. Pane di vita sei, spezzato per tutti noi, chi ne mangia per sempre in te vivrà. Veniamo al tuo santo altare, mensa del speranza nostra, salve.
adesso invochiamo lo Spirito Santo, canto numero 421, Spirito Santo, cuore dell'umanità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito Santo, scendi su di noi, con la tua grazia riempi i nostri cuori, con la tua forza rialza i figli tuoi. Solo tu sei il consolato. Spirito Santo, cuore dell'umanità, vieni e donaci unità. Spirito Santo, fuoco che sempre brucerà, vieni e infiamma tutti noi. Le labbra fa che parlino di te, tocca questi occhi per vedere il nostro re, fa che ascoltiamo la tua voce, oh Signore, nel nostro cuore l'amore sarà. Spirito Santo, cuore dell'umanità, vieni e donaci unità. Spirito Santo, fuoco che sempre brucerà, vieni e infiamma tu. Bene, abbiamo terminato la volta scorsa il capitolo undicesimo e con esso abbiamo anche terminato l'esame dei primi due settenari, il settenario dei sigilli e il settenario delle trombe. Con il capitolo 12 si apre una nuova sezione del libro dell'Apocalisse. Vi anticipo che questo capitolo 12, che stasera vedremo nella sua intierezza, sono 18 versetti, si rifà moltissimo al racconto di Genesi 3. Il racconto di Genesi 3 è il racconto della caduta di Adamo ed Eva nel peccato, no? Questo è Genesi 3. E in particolare però si rifà a Genesi 3,15. Genesi 3,15 è un versetto che bisognerebbe conoscere a memoria. Quando Dio castiga il serpente, dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu invece ti limiterai a insidiarle il calcagno, cioè non farai niente. Si parla della donna e nel testo ebraico è con l'articolo determinativo Aisha, la donna. In ebraico uomo si dice Ish e donna si dice Isha. Vedete che è la stessa, come se fosse uomo-uoma. Difatti, per esempio, quando dice la si chiamerà donna perché è stata tratta dall'uomo, la si chiamerà Isha perché è stata tratta da Ish. Per questo in italiano non significa niente, la si chiamerà donna perché è stata tratta dall'uomo, non significa niente. Ma nella lingua ebraica sì. Allora, questo
capitolo 12 dell'Apocalisse, che abbiamo intitolato La donna e il drago, si rifà in modo particolare a Genesi 3 e in modo particolarissimo a Genesi 3:15. Ma, seconda premessa prima di leggere il testo, questo capitolo 12 si rifà anche ad altri testi dell'Antico Testamento e in modo particolare si rifà al racconto dell'Esodo. L'Esodo è l'uscita del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, popolo che poi sotto la guida di Mosè attraversa il deserto e va verso la terra promessa. Tenete presenti queste due icone bibliche dell'Antico Testamento, Genesi 3 e in particolare Genesi 3:15, l'Esodo e quindi poi il deserto verso la terra promessa. Con queste due premesse il nostro Saverio, se può, ci viene a leggere il testo. Ci poniamo subito in ascolto di questi 18 versetti, Apocalisse 12:1-18. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. E si fermò sulla spiaggia del mare. Un testo molto interessante, molto complesso, studiatissimo da tanti
esegeti e da tanti studiosi. Allora, i primi due versetti: nel cielo apparve poi un segno grandioso. Ricordate come si era chiuso il capitolo 11? Si era aperto nel cielo il santuario dove c'era l'arca dell'alleanza, ricordate? Quindi il capitolo 11 si era chiuso con questo segno che ci collega subito con il capitolo 12. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Chi è questa donna? È stata interpretata in vari modi la figura di questa donna, ma le soluzioni più attendibili sono quelle che la collegano alla generazione, al parto di un figlio che ha caratteristiche messianiche. E allora la prima donna che ci viene in mente ovviamente è la Vergine Maria, madre di Gesù, così come è facile che noi colleghiamo questa donna con la donna di Genesi 3:15, la donna che la cui stirpe schiaccia la testa al serpente. Senza escludere questa prima interpretazione, noi possiamo dire che forse in maniera ancora più incisiva e più verosimile la donna di cui si parla è la Chiesa. La Chiesa, sposa di Cristo, la Chiesa che continua a generare Cristo per l'umanità. Nel dramma di questa storia, in questa storia drammatica, più in generale ancora, vedete che ci sono, come dire, interpretazioni che vanno dal più piccolo al più grande al più grande: Maria, la Chiesa. Più in generale ancora, la donna esprime l'intera umanità, esprime la situazione di questa umanità che è creata originariamente da Dio, bella come il sole, superiore alle fasi del tempo, qui simboleggiato dalla luna sotto i piedi, quindi eterna, e coronamento di tutto il creato. Ecco la corona di 12 stelle. Quando Dio crea l'uomo, quando Dio crea l'umanità, crea questa umanità bella come il sole, eterna, superiore dunque alle fasi del tempo, ecco la luna sotto i piedi, e coronamento, vertice di tutto il creato. Naturalmente il travaglio del parto dice che questa umanità trattino donna è in tensione verso una novità futura, verso un parto, una generazione. Allora, queste diverse interpretazioni non si escludono a vicenda, mi seguite? Non è o l'una o l'altra, ma semmai si possono ben collegare l'una con l'altra. Per esempio, basterebbe pensare al fatto che Maria è madre della Chiesa, perché è madre sia del capo della Chiesa, che è Cristo, sia delle membra della Chiesa, che siamo noi. E Maria è anche inizio della Chiesa, perché è la prima dei salvati, la prima dei salvati. Anche Maria è salvata dalla morte e risurrezione di Cristo, anche se la salvezza lei la gode in anticipo, antecedentemente, ma il prima e il dopo nell'eternità di Dio non c'è, eh? Il prima e il dopo non c'è, è
concepita senza macchia di peccato originale, quindi è già salvata in anticipo. Ma la Maria è anche simbolo, figura, modello della Chiesa. Il beato Isacco di Ninive, un padre della Chiesa, dice: santa è la Chiesa, santa è Maria. Vergine è la Chiesa, vergine è Maria. Pura è la Chiesa, pura è Maria. Madre è la Chiesa, perché ci genera come figli nel battesimo, madre è Maria. Allora, quando diciamo la donna vestita di sole è la Chiesa, è l'umanità originaria, è figura di Maria, tutte queste interpretazioni non si escludono a vicenda, ma si possono ben collegare l'una con l'altra. Semmai sarebbe riduttivo dire è Maria solo. Non so se mi sto spiegando. Mi sono spiegato? Non è, quindi, anche se la prima cosa che ci viene in mente è questa, però non è, è un simbolo molto più ricco. È un simbolo molto più ricco. Versetti 3-4. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bimbo appena nato. La figura del drago è una figura mitologica, è il mostro demoniaco. Il termine greco dracon traduce l'ebraico Leviathan, il Leviatano, il demonio, il mostro primordiale del caos. Tutti i particolari che descrivono questo drago sono desunti certamente dal libro del profeta Daniele, capitoli 6 e 7. Se andate a riscontrare Daniele capitolo 6 e capitolo 7, trovate questi stessi elementi. Il drago è di colore rosso. Chiaramente il rosso evoca il sangue, la violenza, lo spargimento di sangue. Le teste, le corna e i diademi sono simboli di potere, di forza. I numeri 7 e 10, come notate, si parla di ho perso qua il filo, 7 teste e 10 corna, no, 7 e 10, sono numeri anche questi simbolici che dicono la grandezza di questo potere del drago. La coda del drago trascina giù un terzo delle stelle del cielo. Vi ricordate ormai che cosa significa le stelle che cadono dal cielo sulla terra? Sono gli angeli caduti, gli angeli ribelli, demoni. Si tratta però solo di un terzo. Ci consoliamo sapendo che i due terzi sono fedeli. C'è sempre una parte limitata. Il drago si pone subito davanti alla donna. Per mettere in pericolo il frutto del suo parto. Già nel capitolo 3 della Genesi c'è la stessa cosa, no? Il serpente, poi si dirà che questo drago e il serpente è la stessa cosa, il serpente parla subito con la donna. Se andate a vedere Genesi 3, il serpente non parla con Adamo, il serpente parla con Eva. Adamo in quel racconto fa una figura pessima, non parla proprio, tutto la donna fa, tanto che un padre della Chiesa, che era particolarmente maschilista, un certo Tertulliano, scrive: tu donna porta del diavolo, sei riuscita dove neanche il serpente è riuscito. Hai fatto cadere Adamo. Insomma, vabbè, interpretazioni. Anche qui il drago si pone dinanzi alla donna.
il futuro dell'umanità è messo in pericolo dall'invidia del diavolo che vuole divorare il figlio che nascerà da questa donna. Vengono in mente le parole del libro della Sapienza, andatela a riscontrare, Sapienza capitolo 2, versetti 23-24, Sapienza 2, 23-24. Dice così Sapienza 2, 23-24, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Quindi il senso qui è molto chiaro, c'è nella storia di questa umanità una drammatica lotta, e la lotta è fra la donna e il drago. La donna, umanità, Chiesa, Maria, e il drago, Satana, il diavolo. Versetti 5-6. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. La donna partorisce un figlio maschio che ha caratteristiche messianiche, infatti è destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, ossia sarà il re del mondo intero e sarà dotato di un grande potere. Tutte le nazioni dominerà con scettro di ferro. Questo figlio viene subito rapito verso Dio e verso il suo trono, e quindi viene sottratto alle insidie del drago. Si potrebbe pensare, secondo qualche studioso, al fatto che Gesù ha vinto il maligno e lo ha vinto con la sua morte e risurrezione, e poi è salito al cielo verso Dio e verso il suo trono, al cielo dove siede alla destra del Padre, no? La donna invece fugge nel deserto. Qui subito il riferimento viene al popolo di Dio guidato da Mosè che peregrinava nel deserto. Anche noi siamo il nuovo popolo di Dio che cammina nel deserto di questa storia verso la terra promessa. E nel deserto Dio aveva preparato un rifugio perché la donna vi fosse nutrita per 1260 giorni. Dunque Dio si prende cura di questa donna, Dio si prende cura della Chiesa, Dio si prende cura dell'umanità e addirittura la nutre. Nel deserto il popolo guidato da Mosè venne nutrito con la manna. Noi oggi siamo nutriti con l'Eucaristia. Gesù dice in Giovanni capitolo 6, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti, ma io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi invece si nutre di me non morirà in eterno. La permanenza nel deserto è di 1260 giorni, cioè 3 anni e mezzo. Esattamente 3 anni e mezzo sono 1260 giorni, volete fare il calcolo, è così, e cioè la metà di 7, e cioè un tempo limitato, perché la metà di 7 è un tempo limitato. Quindi, fuori di metafora, adesso usciamo dalla metafora, l'umanità salvata da Cristo sta continuando la sua lotta contro il maligno nel deserto della storia,
ma Dio la assiste e la nutre. Potremmo quasi quasi fermarci anche qui. Già qui in questi primi sei versetti c'è, come dire, l'ouverture di questa bellissima opera, no? C'è tutto in sintesi. Ma il testo prosegue, e prosegue con la guerra tra gli angeli fedeli a Dio e gli angeli ribelli, demoni. Versetti 7 e 9. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, è quello che lo chiarisce, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Alla sorte della donna viene contrapposta allora la sorte del drago. Che fine fa il drago? Secondo uno schema apocalittico molto diffuso nel giudaismo, la soluzione è raggiunta mediante una guerra fra gli angeli fedeli a Dio e gli angeli ribelli, i demoni. Gli angeli fedeli a Dio sono guidati da Michele. Questo angelo è già conosciuto nella Bibbia, se ne parla nel libro di Daniele. Se volete i riscontri, se ne parla in Daniele 13, in Daniele 21, in Daniele 12:1, se ne parla. Sono tre gli angeli di cui si parla, gli arcangeli, no? Michele, Gabriele e Raffaele. Michele, Gabriele e Raffaele. Michael significa in ebraico, El è l'abbreviato di Elohim. Elohim è uno dei nomi di Dio. Due sono i nomi di Dio, Yahweh e Elohim. Michael. Michael, Michele significa chi è come Dio? Punto interrogativo. Risposta: nessuno. Nessuno è come Dio. Quindi il nome Michael, Michele, vuol dire che nessuno è come Dio, che Dio è unico, Dio è il più potente. Così come Gabriel vuol dire fortezza di Dio, e Raffaele vuol dire medicina di Dio, ma perché nel libro di Tobia cura la cecità di Tobia, eccetera, va bene. Quindi, se nessuno è come Dio, Michele è il difensore della unicità di Dio, il difensore della fedeltà a Dio, il banditore di ogni forma di idolatria, di ogni forma di idolatria. Nessuno è come Dio. L'esito della guerra è sfavorevole al drago e ai suoi angeli, i quali vengono sconfitti e non possono quindi più avere posto nel cielo. Non c'è più posto per loro nel cielo, per cui vengono scaraventati, precipitati, gettati sulla terra, la quale diviene ora l'unico ambiente in cui possono operare. Il capo di questi angeli ribelli è il grande drago, il serpente antico. Qui proprio il riferimento a Genesi 3 è evidente. Colui che chiamiamo il diavolo e Satana. Diabolos significa, come sapete, il divisore. Satan vuol dire l'avversario, il nemico di Dio, ma anche la pietra d'inciampo, l'ostacolatore, la buccia di banana che ti fa scivolare, la trappola. I nomi sono importanti, no? Perché gli ebrei con i nomi dicevano anche il contenuto, il significato, il senso, il valore di una persona. Per esempio, Mosè vuol dire salvato dalle acque, no? Siamo noi che non attribuiamo più al nome
quasi nessun significato, ma gli ebrei attribuivano molta importanza al nome. Allora il serpente antico, il diavolo, Satana, è colui che seduce tutta la terra, viene detto anche, no? Colui che seduce tutta la terra, cioè colui che opera una continua azione di inganno per l'umanità. Ecco allora chi è il diavolo, il nemico di Dio, l'ingannatore, il divisore, colui che ostacola il progetto di Dio per la salvezza dell'umanità. Ma sono sconfitti i diavoli, e il capo di questi angeli che li sconfigge è Michele. Sapete che una delle preghiere di esorcismo più forte è proprio quella che si rivolge all'arcangelo San Michele. Fu voluta anche da Leone XIII questa preghiera. Un tempo si recitava alla fine di ogni messa, poi siccome si è smesso di credere al diavolo e si è fatto male, perché l'inganno più acuto del diavolo è quello di far credere che egli non esiste, e invece il diavolo esiste. Allora, a fronte di questa vittoria, versetti 10-12, allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Viene elevato un inno di vittoria che richiama l'inno di vittoria del popolo guidato da Mosè dopo il passaggio del Mar Rosso. Mia forza e mio canto è il Signore, no? Quello che poi si è tradotto anche ovviamente in canti liturgici. Mia forza e mio canto ha gettato in mare cavallo e cavaliere, no? Vi ricordate? Questa voce celeste eleva un inno a Dio, canta il trionfo di Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato sconfitto il grande accusatore. Ecco un'altra caratteristica del diavolo: il grande accusatore, colui che accusava i figli di Dio giorno e notte. Il diavolo ci accusa, ci dice: tu sei vile, tu non vali niente, tu non servi a niente. Ecco la mancanza di autostima, lo scoraggiamento, la depressione. Non voglio dire che hanno sempre origine demoniaca, nel 99% dei casi no, però c'è anche questa azione, no? Quando tu disprezzi l'altro, quando tu non stimi l'altro, quando tu non fai altro che scagliarti contro l'altro e di accusarlo, stai facendo quello che fa il diavolo. Cioè, invece di rispettarlo, valorizzarlo, incoraggiarlo, stimarlo, lo disprezzi, lo accusi, lo butti a terra. Questa è l'azione del diavolo. Una delle tante è questa. Quante persone hanno pochissima autostima, non si piacciono? E la nostra società sembra fare apposta anche per far leva su questo, no? Se non hai gli abiti firmati, se non ti rifai il look, se non hai una bella immagine, se non hai, non vale niente. Vai a te tammare, che cosa conta agli occhi dei morti? Tutte queste babbiate, queste cose così, no? È vero. Non è che dobbiamo andare a cercare il diavolo con le corna o la coda
Il diavolo è questo. E ci sono nella nostra cultura elementi satanici, elementi diabolici. I fedeli che invece sono in cielo sono quelli che hanno vinto il maligno, e dice il versetto che abbiamo letto, il versetto 11, lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello, cioè per mezzo del sangue di Cristo. Così come gli ebrei erano stati salvati dall'angelo sterminatore per mezzo del sangue con cui erano state intinte le porte, vi ricordate? I padri della Chiesa dicevano che il diavolo ha paura matta del sangue di Cristo. Fugge, dicono, fugge dinanzi al sangue di Cristo. Tante volte basta anche l'acqua benedetta. E il diavolo sa distinguere ovviamente se l'acqua è benedetta o non è benedetta. Poi mi spiegate come? Vi dico che sono cose vere. Ma soprattutto il sangue di Cristo, quindi l'Eucaristia. Ma anche grazie, dice il versetto 11, alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Lo hanno vinto grazie alla loro testimonianza di fede, perché hanno preferito morire piuttosto che tradire la fedeltà a Cristo. Qui si parla ancora dei martiri. La Chiesa è nata, no, nel sangue dei martiri. I padri dicevano che il sangue dei martiri, come dire, è il seme della Chiesa. La Chiesa ha potuto germogliare grazie al sangue dei martiri. Non si ha idea quante migliaia, migliaia e migliaia di cristiani vennero uccisi nei primi 3 secoli. Ma ancora oggi, amici cari, ho letto ieri su una rivista cattolica, pare, perché non è che arrivano notizie certe, che nella Corea del Nord, la Corea del Nord è molto chiusa al suo interno, c'è un regime comunista da 50 anni, pare che ci siano almeno 50.000 cristiani nei campi di concentramento. Nella sola Corea del Nord. Se trovano uno con la Bibbia, lo vanno a rinchiudere lì. Oggi. La stessa cosa rischia di accadere in tante altre parti del mondo dove i cristiani vengono perseguitati. In Egitto sono state bruciate diverse chiese dei cattolici copti, di rito copto, nella Siria. In Turchia sono stati uccisi un vescovo cattolico e un prete cattolico, tutti e due italiani. Ma questo oggi, voglio dire, nei nostri tempi, in Nigeria, nel sud del Sudan, quello che si chiama il Darfur. Queste sono tutte aree del mondo dove i cattolici e i cristiani vengono perseguitati oggi. E non è molto che è finita la cortina di ferro, quella da cui veniva Papa Wojtyła. Lì c'era tutta l'ex Unione Sovietica che era sotto un regime di persecuzione. Quello è finito appena nel 1989, come sappiamo, 1989 è crollato il muro di Berlino, e prima di allora non c'era libertà religiosa. Cioè, noi che ne sappiamo che significa essere cattolici, ma ogni tanto mi viene e mi arrabbia. No. Questa gente è perseguitata, ma non perché sono delinquenti, semplicemente perché credono in Gesù e vorrebbero esercitare la loro fede. Questo accade oggi.
Non è finito il martirio dei cristiani, dunque. Versetto 12 dice ancora una cosa inquietante, dice: esultate o cieli e voi che abitate in essi, ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Quelli che sono in cielo possono già esultare, no? Perché ovviamente il diavolo non li insidia più, ma per gli abitanti della terra l'azione del diavolo può recare ancora danni. Gli abitanti della terra devono stare attenti, perché il diavolo è arrabbiato, dice, è pieno di furore per la sconfitta che ha subito e per la consapevolezza che gli resta un tempo limitato. In altri termini, questo inno liturgico, che probabilmente era già in uso nelle comunità cristiane giovannee, riconosce che anche dopo la Pasqua di Cristo il maligno è rimasto nel mondo, anche se alla radice è definitivamente sconfitto, ma per raggiungere la vittoria piena i fedeli che sono rimasti sulla terra devono perseverare nel coraggio della martiria. Martiria vuol dire testimonianza. Tutti dobbiamo perseverare nel coraggio della testimonianza, della martiria. È una lotta, è un combattimento. E lo sappiamo. D'altra parte lo sappiamo. Basta analizzare la nostra vita, perché ci rendiamo tutti conto, mamma mia, si è fatto tardissimo, perché ci rendiamo tutti conto che le cose stanno così. Non so se stasera sforerò di qualche 5 minuti, pazienza, perdonatemi, mi sto lasciando prendere la mano dal discorso. Se sforo di 5 minuti non fa niente, dai. Versetti 13 e 14. Ora quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. Dopo l'inno di vittoria riprende la narrazione dello scontro fra la donna e il drago serpente. La donna, che come sappiamo simboleggia il popolo di Dio, la Chiesa, l'umanità redenta da Cristo, viene però protetta da Dio. Alla donna furono date, da chi furono date? Questo si chiama passivo divino, passivo divino. Alla donna furono date, ovviamente da Dio, le due ali della grande aquila. L'immagine è ancora quella dell'Esodo. Dio dice: io vi ho sollevato come su ali d'aquila. C'è anche un canto su ali d'aquila, no? E quindi Dio solleva il suo popolo come su ali d'aquila e lo conduce nel deserto, e attraverso il deserto poi lo conduce nella terra promessa. Anche noi oggi attraversiamo il deserto della storia e stiamo procedendo verso la terra promessa, cioè verso il regno di Dio, verso la beatitudine eterna. Nel deserto Dio nutre il suo popolo, e anche noi oggi siamo nutriti, dicevo, con l'Eucaristia. Il tempo da trascorrere nel deserto è un tempo, due tempi e la metà di un tempo, cioè 3 e mezzo, sempre 3 e mezzo, sono i 1260 giorni, detto in un altro modo: 1, 2 fa 3, 3 e mezzo, cioè la metà di 7, cioè un tempo limitato, per fortuna nostra, un tempo limitato. Dobbiamo trascorrere un tempo limitato nel deserto verso la terra promessa, ma siamo nutriti e siamo sollevati come su ali d'aquila da Dio, non siamo in balia di nessuno. C'è Dio che ci nutre, che ci consola, che ci fortifica, e comunque è un tempo limitato. Arriveremo alla terra promessa, quando non lo sappiamo, ma ci stiamo andando tutti, vero che ci stiamo andando tutti. Ultimi versetti 15, 16 e 17.
Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque. Sembra un cartone animato, voi pensate, no? Questo serpente che vomita. Ma la terra venne in soccorso alla donna aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Vi ricordate sempre l'Esodo, Mosè, quando dovevano passare il Mar Rosso? Si aprirono le acque e poi invece si chiusero e travolsero gli egiziani, ma oggi travolgono i diavoli. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Dunque, la persecuzione diabolica prosegue con l'acqua vomitata dalla bocca del serpente che vuole travolgere la donna. Vi dicevo che qui è chiara l'allusione al passaggio delle acque del Mar Rosso che non inghiottirono gli ebrei, bensì gli egiziani. E il passaggio attraverso le acque del Mar Rosso viene evocato anche nella veglia pasquale, no? La terza lettura della veglia pasquale, quelli che venite alla veglia pasquale, è sempre il passaggio del Mar Rosso e il canto è proprio quello del passaggio del Mar Rosso. Per cui questo passaggio delle acque del Mar Rosso, acque che salvano, che liberano, è un'allusione al battesimo che ci immerge nella Pasqua di Cristo e ci salva dal peccato e dalla morte. Ecco perché si dice che la donna trattino popolo viene salvata, ma l'azione del diavolo prosegue contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. L'estremo tentativo demoniaco è la battaglia contro coloro che sono fedeli al Signore, che osservano le sue leggi, i santi. Non c'è un solo santo nella storia della Chiesa che non abbia conosciuto la tentazione, gli attacchi del diavolo. Se voi leggete le storie dei santi, certo il diavolo non si accanisce contro i peccatori che sono lontani da Dio, non ne ha bisogno. Il diavolo si accanisce contro coloro che si sforzano di piacere a Dio, di osservare le sue leggi. Però c'è un ultimo tocco di grande classe letteraria, da maestro, il versetto 18. Il diavolo si fermò sulla spiaggia del mare. Veramente un tocco da maestro, l'autore dell'Apocalisse conclude questo grande quadro del conflitto fra la donna e il drago, alias l'umanità e il diavolo, le forze del male, dicendo che il drago rimane sulla spiaggia, fermo sul segno del suo limite, della sua sconfitta. Più in là non può andare. Ricordate l'immagine del cane legato alla catena. Il diavolo è come un cane legato alla catena, e se è legato alla catena ha un raggio di azione lungo quanto è lunga la catena. Più in là non può andare. Quest'ultima scena apre, manco a dirlo, alla scena seguente, che sarà suddivisa secondo il criterio geografico della terra e del mare. Ma di questo parleremo la prossima volta. Come vedete, l'Apocalisse ci spinge a tornare anche il prossimo giovedì. Allora, Pino e Maria Greco, se ci venite ad aiutare con la preghiera, facciamo soltanto il ritornello del canto Santa Maria del Cammino, il ritornello soltanto, così preghiamo la Madonna che intercede per noi, no? Anche contro le forze del male. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la vita.
Madre Santissima, ci affidiamo a te per affrontare il duro combattimento della fede e della vita in grazia. Difendici e custodiscici. Prega per noi. Vieni, o Madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Tu, Maria, sei la madre di tutti noi. Tu continui a donarci Cristo, unico nostro Salvatore, e ci invidi a fare quello che Lui ci comanda. Grazie, Maria. Vieni, o Madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Vergine Santa, vogliamo imitarti nella tua obbedienza a Dio e nella tua grande fede. Insieme a te, Madre nostra, vogliamo percorrere il cammino della salvezza. Vieni, o Madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Tu, Maria, sei assunta in cielo, dove ci precedi per accoglierci un giorno fra le tue braccia materne. Ti contempliamo tutta bella e tutta santa. Vieni, o Madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Come vedete,